e nello stesso tempo fornire dei servizi. Nell'intervento che prima aveva fatto Gracci, peraltro venivano ricordati anche i servizi ai lavoratori, l'asilo nido, eventualmente la scuola materna. Questo ci dà insieme a una capacità di accoglienza di lavoratori anche la capacità di accogliere giovani madri che possono quindi tranquillamente andare a lavorare là. Ma andare a individuare nella presunta, io non conosco le condizioni, quindi ragiono di una presunzione, di un'estensione di 63.000 metri quadri intorno a quell'area, dico presunzione perché le conoscenze che ho io oggi non mi fanno definire quanto è la proprietà dell'area capestesa. Allora, andare, non avendo chiaro quanto è questa dimensione, se esiste davvero, quali sono le opportunità che offre, riterrei peraltro che andare a, potremmo dire, chiedere una cessione in qualche forma, non so come vorrebbe essere rappresentata questa cessione in qualche forma, l'opportunità forse di andare a chiedere a questa azienda, ripeto, io non ho nessuna conoscenza di questa dimensione di area, né tantomeno se è di proprietà di Capensesa. Allora mi sembra un po', forse da un punto di vista teorico, anche affascinante, da un punto di vista pratico credo che possa sicuramente essere una di quelle cose che non corrispondono né a uno sviluppo organizzato di quell'area, né tantomeno a una necessità che riguarda sicuramente questo passaggio. Quindi andrei a chiedere a Di Mulas non solo di o se ha un'idea chiara di che cosa abbiamo bisogno, c'è bisogno di una struttura che riguarda, non so, la realizzazione di una struttura pubblica, di un pezzo significativo per la nostra città, l'occasione per andare ad, nel momento in cui vanno a ristrutturare quell'area lì, a implementare funzioni, ma non mi sembra che questo ordine del giorno dia una mano in questo senso. Pertanto io non credo che sia in questa fase rilevante questa richiesta e riterrei peraltro appunto che quando si ragiona di sviluppo del territorio, soprattutto di attenzione alla valorizzazione del territorio, non credo che questa quantità, così un po' piovuta dal cielo e senza una definizione precisa, possa essere utile né a quella zona, né allo sviluppo delle infrastrutture di quel territorio, né quindi a mettere all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, che peraltro è stato impegnativo, con un contributo significativo dei consiglieri. Credo però appunto proprio per questa motivazione non ci siano le condizioni, io credo, ad oggi, poi nel futuro non so che cosa succederà, ad oggi io non credo ci siano le condizioni perché questo possa essere accettato. Naturalmente nell'area è un'area così importante per la quale sicuramente la discussione non finisce qui ma continuerà, mi auguro, anche nella riorganizzazione complessiva dell'area e anche delle funzioni, che sicuramente è un luogo importante della nostra città, è collegabile, collegato a sistemi infrastrutturali anche importanti per il futuro, che sono quelli che sono stati oggetto e soggetto della discussione della strada di collegamento alla statale 67. Io su questo riterrei di non avere altre condizioni per intervenire e penso che questa discussione possa comunque incontrare la discussione di quell'area e poi le condizioni ce ne offriranno le opportunità oppure decideremo di fare qualcosa.
qualcosa che comunque dovrebbe comunque passare da questo consiglio comunale. Detto questo, per avere, per dare un'idea di come forse delle volte la dimensione territoriale è un criterio, ma forse la capacità organizzativa di un'area non è solo di dimensione territoriale, ma anche idea, progetti, lavoro e qualità del futuro delle imprese che vi andranno a insediarsi. Grazie. Interventi, prego. Allora, letto questo ordine del giorno, credo che si possa dire di essere arrivati veramente a sondare l'insondabile in questa discussione così lunga. Credo anche sia incostituzionale una proposta del genere, nei diritti anche delle imprese, nel senso. E credo che in base al diritto di proprietà, qualsiasi cosa che ti ribadisco, ricollegandomi se vuoi che sia più chiaro, che credo sia improbabile fare il consigliere comunale seguendo le voci che sono fuori da quest'aula. Bisogna essere certi di quello che si scrive e di quello che si scrive sul sentimento di quello che si sente fuori da quest'aula. Perché qui siamo a rappresentare dei cittadini e siamo a rappresentare in modo serio. Cittadini molto spesso sono molto seri e che non si abbandonano a improvvisazioni come queste, che sono offensive per la città di Empoli e per questo consiglio comunale. Detto questo, visto che siamo a chiarire varie posizioni, intervengo ora per non intervenire più tardi, ritengo anche sia grave la presa di posizione del gruppo del UDC per quanto riguarda le dichiarazioni di voto riguardo alla variante. Non mi riferisco tanto alla posizione del consigliere Cioni, che è intervenuto più tardi e che non ha condiviso e preso impegni con questo gruppo consigliare prima, mi riferisco al nostro candidato a sindaco, verso il quale mi sarei aspettato un chiarimento su una presa di posizione del genere. Credo che questo sia un comportamento incoerente nei confronti dei cittadini, rispetto anche alle posizioni che il consigliere ha preso nei giornali. Credo anche che sia opportuno, e glielo chiedo non come consigliere comunale, glielo chiedo come consigliere comunale e glielo chiedo come facente parte di un partito che ha lavorato anche per lui alle ultime elezioni, che ha chiesto un impegno politico nei suoi confronti a nome anche del nostro partito. Le motivazioni che lo spingono oggi a votare a favore di questa variante, perché credo sia coerente spiegarlo prima di tutto ai nostri elettori, che al 90%, 95%, hanno contribuito alla sua elezione in questo Consiglio Comunale. Perché credo che su queste cose non si possa scherzare, non si possa dare adito a dei fraintendimenti, perché qui nessuno fa pastette, rispondendo anche a interventi che sono stati fatti prima. Tantomeno vogliamo dei fraintendimenti nei confronti dei nostri elettori, ai quali abbiamo chiesto il voto per te, Francesco. E questo intendimento credo sia contrario a tutto quello che hai detto sui giornali prima, e credo che debba essere spiegato prima di tutto a chi ti ha messo in consiglio comunale. E sicuramente il Popolo della Libertà ha contribuito al 95% a questa convenzione. E vorremmo avere spiegazioni anche sui confronti dei cittadini. Grazie, io volevo rispondere a titolo personale perché io mi sono sempre battuto perché ho detto che in questa situazione che non dipende da me ma che noi abbiamo provato ci sono state delle incongruenze e qui sono venute fuori ampiamente dal dibattito del Consiglio Comunale perché si creavano dei precedenti. Però ciò non vuol dire, e io non mi sono mai impegnato di fronte agli elettori, a votare contro un'eventuale delibera. Io trovo una dichiarazione in cui ho detto, io ho sempre detto che si creavano dei precedenti e che questa situazione sarebbe dovuta essere sanata
inserire